Bene, diamo il benvenuto ad Andrea Mazzetto. Ciao a tutti. Ciao. Come ti trovi con questa nuova società? Molto bene. È una società, innanzitutto il gruppo è fantastico, i giocatori sono tutti molto, molto simpatici, sulla qualità non mi esprimo. Però è una società molto, molto brava a coinvolgere le famiglie, comunque i bambini. Vedo che le partite ce ne sono sempre tanti insieme ai genitori, e questo è importante insomma, per far crescere la società, per far crescere il settore giovanile. Venerdì prossimo ci sarà la partita contro la Ginnastica, la tua squadra, primo commento? Ginnastica è una società appunto costruita quest'anno per salire, noi invece dobbiamo, il nostro obiettivo è salvarci, almeno il nostro primo obiettivo è salvarci, quindi niente, sarà una partita difficile, però giochiamo in casa e vediamo. Velocemente una chicca degli spogliatori. Sì, consiglio a Vincenzo Cantan di continuare a allenarsi come sta facendo, che alla fine dell'anno la retina riuscirà a toccarlo. Bene, direi che questa è un'affermazione che dà il senso dello spirito di corpo della squadra. Sì. Grazie e in bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao. Bene, diamo il benvenuto ad Alberto Richetta. Ciao a tutti. Dopo 9 partite fatte con l'Oasin, un tuo primo commento caldo. Beh, mi sono trovato subito benissimo. Io arrivo dall'Under 19 Elite di PMS e tutto un altro mondo. Qua sono tutti molto più cordiali, tutti molto più amici fra di loro, anche fuori dalla partita è una situazione molto bella, mi sono trovato subito bene. Sulla società? Sulla società molto organizzati, ben organizzati, le strutture sono buone, soprattutto mi hanno detto che il campo è stato rifatto nuovo e anche qui mi sono trovato molto bene da subito. Ultimo commento, una chicca. Sì. Specialmente derivanti dagli spogliatoi, certo. Che tu ci puoi dire sui tuoi nuovi compagni. Arrivo adesso dallo spogliatoio dove Boma ha lasciato una scorreggia che non vi posso neanche dire, perché è una cosa orripilante, veramente. Sono ancora i brividi adesso. Bene, ringraziamo Alberto Richetta e in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi, grazie. Broken hearted. Ho capito. A silent prayer for faith departed. Bene, diamo il benvenuto anche a Matteo Cavallo. Dopo 9 partite direi che si può iniziare a trarre un bilancio della società, della squadra, dei compagni. Ah, sicuramente, ma queste prime 9 partite sono state abbastanza positive, insomma, siamo un gruppo nuovo, tanti giocatori nuovi, l'allenatore nuovo, quindi siamo ancora un po' in rodaggio, però comunque è abbastanza incoraggiante, continuiamo a lavorare e a fine stagione potremo raccogliere dei buoni frutti, insomma. Ti piace la tifoseria dell'Oasin? Ma la tifoseria sicuramente è molto calda, molto presente, ci dà una marcia in più quando giochiamo in casa e deve continuare così, anzi migliorare ancora di più per spingerci sempre più in alto.
Bene, ultima domanda. Siamo curiosi, con i tuoi compagni, qualche, come si dice da noi, petit qualche, sì, qualche chicca. No, io vorrei mandare un messaggio. Vorrei mandare un messaggio a Gabriele Perotto, che mi prende sempre in giro. Gli dico: Gabri, se vuoi imparare a tirare, smettere di sparacchiare sempre da tre, vieni con me che ti insegno io a tirare. Dai, Gabri. Bene, grazie Matteo e in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao. Lupo, ciao. Diamo il benvenuto anche ad Andrea Fasson. Domanda che non c'entra nulla col basket: perché il tuo soprannome è Fax? Arriva dal liceo, dal cognome, per Fasson. Hanno sempre continuato, soprattutto nel basket, a chiamarmi. Bene, invece veniamo ad aspetti più tecnici. Come ti trovi con questa società, i tuoi compagni, la tifoseria? Bene, sia con la società che ci segue sempre, con i dirigenti, l'allenatore e tutto, sia la tifoseria anche in trasferta, ricordo soprattutto a Giavenne, c'era un casino che sembrava davvero di giocare in casa, come dicevano. E col gruppo, con la squadra, bene, siamo un ottimo gruppo, coeso, ci divertiamo sia in allenamento che in... Aspetti positivi che hai trovato in questa nuova società? Il coach molti aspetti positivi, ci alleniamo bene, siamo una buona squadra, ben strutturata sotto tutti i punti di vista, compagni forti. Un punto da migliorare secondo te? Un punto da migliorare è perdere di meno e vincere di più, come sempre. Bene, l'ho chiesto a tutti, velocemente una chicca da spogliatoio. Una, che sia raccontato. Una chicca da spogliatoio. Diciamo a Vione di selezionare un po' di più le barzellette da raccontare, perché alcune proprio non si possono sentire. Grazie mille, buon proseguimento con il basket. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Allora, questo è il Dream Team dell'Osi Basket Laura Vicugna. Un commento caldo per i tifosi, ragazzi. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Non lasciateci soli, venite in palestra. Fiducia ragazzi, fiducia, forza! Ma adesso dobbiamo andare a trovare Vincenzo Caldana, perché è una delle colonne portanti dell'Osi Laura Vicugna, sì, Basket. Sulle Vincenzo spalle, Caldana, cioè, sulle spalle. Ti chiediamo un solo commento, dimmi. Un messaggio ai tifosi. Forza! Dai, continuate a seguirci, stavamo un po' così, ma adesso faremo una serie di vittorie pazzesche, quindi non mollate. Cambia sto sito. Ciao a tutti. Grazie. Il mio preferito. Noi vi aspettiamo sempre. Ci aspettiamo calorosi come sempre, come avete sempre fatto. E speriamo di continuare così noi con le vittorie e magari da portare ancora più buco. Ok. Questo è l'esempio del training autogeo che stanno utilizzando l'Osi Laura Vicugna Basket per entrare concentrati mentre c'è il match con gli avversari. Dai Fabri, è ora, oh! Che è, oh.